Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. La biblioteca vivente che abbiamo proposto con l'Associazione Culturale Terra Matta allo SPE nell'ambito del progetto Dai Ali alla Legalità è un'occasione per far maturare, far crescere nei ragazzi quella che è la consapevolezza di essere cittadini critici e cittadini attivi. La biblioteca vivente funziona come una classica biblioteca. Ci sono dei libri, ci sono dei lettori e ci sono delle lettrici. La particolarità sta che i libri non sono di carta, ma sono dei libri in carne ed ossa che portano le loro esperienze di vita, raccontano la loro storia personale e nell'esempio specifico che proponiamo oggi saranno storie legate a giustizia, legalità e lotta alla criminalità organizzata. L'associazione Libera contro le Mafie è una delle associazioni partner del progetto Dai Ali alla Legalità, in collaborazione con l'Istituto Federico II, e oggi abbiamo avuto il piacere e l'onore di essere coinvolti in questo progetto organizzato dall'Associazione Terra Matta. E anche noi siamo stati quindi nell'ambito della biblioteca vivente un libro da sfogliare. Abbiamo raccontato la storia di Libera, una storia di quasi 25 anni, le attività che Libera contro le Mafie realizza a livello nazionale e anche sul nostro territorio. Dall'anno scorso oltretutto abbiamo il piacere appunto di poter dire che Libera è arrivata a Enne, quindi questa è stata un'occasione per far conoscere agli studenti coinvolti nel progetto la presenza del presidio di Libera contro le Mafie a Enna e le varie iniziative che realizziamo sul nostro territorio. E oggi la mia presenza qui a Enna, come sempre quando le scuole, quando qualche associazione mi invita per raccontare di quello che mi è successo in questi anni, è sempre un'emozione diversa. Non so descrivere bene l'emozione che provo, ma vi assicuro che raccontare il percorso di tutti questi anni della mia storia è sempre un'emozione molto, molto forte. Io vengo sempre per dare un messaggio di speranza ai ragazzi, ai giovani che sono il motore del nostro futuro. Bellissima iniziativa, utile, formativa per i ragazzi, soprattutto per far conoscere percorsi effettuati nel corso degli anni dalla CGIL nella lotta contro la mafia e dai suoi dirigenti sindacali, quando la mafia veniva combattuta e persino lo Stato probabilmente non lo riconosceva come fenomeno criminale, ma soltanto come fenomeno di una tipica mentalità appartenente a un determinato territorio geografico. Il mio percorso inizia nel lontano 2004, quando apro il mio locale e mi viene chiesto il pizzo. Faccio arrestare il mio estortore viene arrestato, viene condannato a 4 anni di carcere. Nel 2005 conosco l'associazione Addio Pizzo, che mi aiuta nel percorso dopo i processi e mi fa crescere come imprenditore. Io prima avevo questa sala giochi, poi nel 2006 apro la mia attività di pasticceria. Questa pasticceria poco a poco inizia a prendere il volo, dico sempre così, perché andiamo a vendere adesso i biscotti in tutta Italia, a Bologna, Milano e Roma, e adesso diamo anche qualche posto di lavoro. Il contributo che la CGIL ha dato e dà alla lotta contro la mafia, contro le ingiustizie, è stato costante ed è costante. I morti della CGIL, dei dirigenti, sono tanti. I figli dell'officina sono onorati di essere qui stamattina per l'evento Le Ali di Legalità, in quanto ci tenevamo davvero a essere presenti per questa bellissima iniziativa con i ragazzi. Siamo qui come band impegnata nel sociale da anni, sulla lotta alla mafia, a difesa della Costituzione italiana e dei valori della resistenza. L'esperienza di oggi è stata bellissima perché i ragazzi sono stati davvero eccezionali, hanno interagito con noi, hanno fatto delle domande, delle curiosità a cui abbiamo risposto molto volentieri. Un messaggio importante per quanto riguarda la mia storia è quello di dire a altri commercianti che come me hanno intrapreso questo percorso di denuncia di fidarsi delle istituzioni e soprattutto di denunciare, perché l'unica strada da fare è quella della denuncia, non c'è altra strada. Pensa prima di sparare, pensa.
puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto.